Eccoci all'approfondimento. Sono appena finite, noi andiamo naturalmente in differita, lo carichiamo sul sito, ma neanche di un paio di ore la differenza di registrazione. E appena finita la votazione al Parlamento, di nuovo si raccolgono dati, che dimostrano che non c'è una vera e propria intesa. La novità di oggi sono gli astenuti. Siamo con il professore Walter Nocito, esperto analista politico, esperto e professore universitario di diritto pubblico, quindi diritto costituzionale, e attento conoscitore di tutte le dinamiche legate alle istituzioni, e quindi con lui facciamo un po' il punto della situazione. Naturalmente, professore, le diamo il benvenuto. Lei è collegato da Cosenza, se non sbaglio, e nel dare il benvenuto le poniamo immediatamente le prime domande. Naturalmente è inutile fare la disamina proprio al millesimo dei voti. Va avanti la scheda bianca, soprattutto oggi gli astenuti che sono di centrodestra e che avevano stamattina dichiarato che sarebbero stati, che quella sarebbe stata la loro posizione di astensione, più voti a Mattarella, come per dire, cerchiamo di tenerci cauti. Nessun voto a Maddalena e Belloni, che comunque erano comparsi. Ora Femmina TV si interessa particolarmente di quella che potrebbe essere, ancora è nella speranza, l'elezione di una Presidente della Repubblica, una donna. E sembra che la Belloni sia una delle figure più papabili. Allora, analizziamo il voto di oggi e pensiamo a cosa può succedere domani. Ci siamo quasi, professore. Grazie dell'invito. Sì, ci siamo. Non credo che dovremo aspettare molti, molti giorni. Può darsi che in 2 o 3, 4 giorni al massimo, insomma, la convergenza ci sia e o esce il cilindro un nuovo nome, oppure già i nomi fatti sono molti casi e anche con molte dovute circospezioni Quirinabili, cioè sono in grado di svolgere il ruolo per il quale possono prendere i voti. Io però a questo punto farei una valutazione quasi a monte, perché sulla stampa Ainis, Anna Falcone, anche giuristi come Azzariti, insomma persone sensibili ci dicono che c'è un problema Draghi. Draghi andando a Quirinale crea una nuova prassi, una nuova situazione, un caso unico, forse più unico che raro, per il quale si trasporta un suo politico-tecnico, prevalentemente tecnico, da Palazzo Chigi al Quirinale. Ci sono conseguenze anomale? Sì, ci saranno, sono superabili, tutto si può fare nel campo della politica costituzionale quando c'è il perseguimento della salus rei publicae, quindi abbiamo visto anche con la pandemia quello che è possibile fare, e però con Draghi al Quirinale, inevitabilmente il mood, il registro, l'andamento sarebbe per un commissariamento sui partiti politici, tollerato dai partiti politici per un tempo determinato, che al Quirinale certo sarà ben 7 anni, data di 3 legislature, ma per il Palazzo Chigi c'è l'esigenza di fare il nuovo governo. Ecco qui che nelle more delle elezioni di Draghi, in ipotesi, avremmo un reggente il governo che è, sarebbe, deve essere Brunetta, in base alla legge 400 del 1988, che è quella che disciplina il funzionamento del governo, e poi lo stesso Draghi deve indicare, nominare un nuovo presidente incaricato del governo. Questo è un po' un problema, perché non si può certo parlare di un governo fotocopia, ma un governo che va ricontrattato in base a quelle che sono le forze, i desiderata dei gruppi parlamentari, perché c'è un passaggio Inizialmente, necessario che sono le consultazioni presidenziali. E quindi il professore, governo che verrà ha dei punti interrogativi. inizialmente si pensava Draghi presidente e il placet di Draghi e il successore di Draghi era proprio Elisabetta Belloni a dirigere il Consiglio, la presidenza del Consiglio, proprio come elemento di continuità, come tecnico che poteva piacere a tutti e poteva dare tempo ai partiti di organizzarsi. Cos'è successo secondo lei? Sì, sto venendo con un po' di passaggi intermedi per spiegare a chi ci ascolta
le due opzioni possibili. Una è quella che ho detto, che sostanzialmente dal 15 febbraio 2021 ci siamo sentiti ripetere nelle orecchie per 11 mesi, cioè che il luogo naturale di Draghi sarebbe, col consenso largo che non c'è stato, Quirinale, per salvare un governo che poi dovesse essere di grande fiducia di tutti i partiti e del Draghi stesso, e quindi c'era un'ipotesi sull'incarico a formare il governo ad opera di una dei ministri dell'entourage draghiano. Va bene, questa è una prima ipotesi, ma se devo dirla tutta, io non preferisco questa ipotesi. Questa è la prima delle ipotesi più facile, che indirettamente segna un commissariamento dei partiti, quindi nominando una Belloni, un Colau, un Danico a Palazzo Chigi, ma anche una Marta Cartabia, tu stai dicendo ai partiti fino al 2023 voi non avete posizione di rilievo, perché Quirinale, governo e Corte Costituzionale sono tre tecnici. Fra l'altro in Corte Costituzionale domani, dopodomani, entra presidente Giuliano Amato, una sottigliezza da dottor Sottile, perché lui è il naturale presidente della Corte, quindi avremo due politici di medio calibro, quali sono affidati alle presidenze delle Camere, ma non sono cariche dello Stato, anche se la funzione del presidente del Senato è di supplire per ogni evenienza il presidente della Repubblica. Quindi questa è l'ipotesi Draghi facile. La ipotesi che io sponsorizzo, che io sottopongo all'attenzione di chi ci ascolta, è che Draghi mantenga questo governo, perché questo governo, dal giorno in cui nasce la nuova presidenza della Repubblica, quindi si insedia il nuovo presidente, sostanzialmente è un governo di scopo, un governo di mandato, un governo a tempo determinato, che sarà con ampi poteri fino a settembre 2022, cioè fra 8 mesi, 9 mesi, e che però dopo inevitabilmente è un governo elettorale, cioè un governo nel quale i leader e i partiti tenderanno non al bene dell'Italia, ma al bene delle liste e alla conservazione del ceto politico parlamentare, che come Raffaella ben sa, sarà dimidiato, demezzato, e quindi il ceto politico parlamentare nel 2023 dovrà mettere spazi di operatività e di visibilità dal Parlamento italiano al Parlamento europeo. Non ci piove. Indirettamente il taglio del Parlamento rafforza la politica del Parlamento europeo e la visibilità di questi soggetti. Quindi, se c'è da avere un presidente nuovo al Quirinale che non possa essere Draghi, ma neanche Mattarella, perché io sostanzialmente sarei contrario anche a rieleggere Mattarella, i numeri che oggi e ieri ha preso sostanzialmente non sono un messaggio sostanziale. Bene, su questa ipotesi io vorrei che alla presidenza del colle più alto della Repubblica, al Quirinale, ci vada una donna, che potrebbe essere espressione unificante, di integrazione, di dialogo, di forza tranquilla, non presidente riluttante come Mattarella, ma forza tranquilla, diceva qualcuno in Francia. I nomi che corrispondono a questa ipotesi, escluse le correnti politiche marcate come sono e saranno la Casellati e la Bindi, a me pare che siano sostanzialmente o tre, e la stampa li sta un po' inseguendo. Il principale nome è Elisabetta Belloni, di cui non tutti conoscono il curriculum, ma c'è da dire che lei rappresenta un'istituzione della Repubblica. L'altro nome invece è la Marta Cartabia, che rappresenta una tecnocrazia giuridica aperta alle scienze umane, sociali, al dialogo. Fra l'altro è bipartisan fra sinistra e destra, e i suoi trascorsi sono anche in forze cattoliche. E poi ci sarebbe la Severino, l'avvocato che ha fatto la legge Severino, che quindi non potrebbe avere il voto di Berlusconi, ma potrebbe avere il voto di tanti parlamentari. Sono tre nomi femminili che per me rappresentano, e tutti e tre, uno in particolare, rappresenta i valori costituzionali, la continuità istituzionale e anche l'aspetto di madria, di matria, non so se è, che lo Stato può avere quando è repubblicano, cioè res publica.
Italianorum. Poi so bene che votare Belloni per alcuni è possibile, per alcuni non sarà possibile, pare che Renzi non la voglia votare. Ma tutti quelli che hanno avuto buone esperienze di governo della politica internazionale alla Farnesina hanno grande apprezzamento per il Belloni, che al momento non è più alla Farnesina, ma si trova in un altro incarico istituzionale. Infatti, professore, Elisabetta Belloni è per il momento, rispetto anche alle altre donne che sembra siano sparite dal radar, per il momento, è la più papabile, dicevamo in ingresso di intervista. E nel briefing che abbiamo fatto prima con lei abbiamo anche guardato il video, perché veramente c'è poco materiale su Belloni, almeno da un punto di vista mediatico. E troviamo quindi una Belloni che parla, che si esprime, che media, insomma un soggetto che indipendentemente dal fatto che sia donna, come naturalmente la nostra sponsorizzazione, però fondamentalmente si pone in maniera molto molto concreta come immagine di Presidente della Repubblica. Eppure c'è un'obiezione nei suoi confronti, lui lo stava accennando poco fa. Lei in questo momento è stata nominata da Draghi stesso direttore generale dell'intelligence italiana, quindi in questo momento si sta dicendo attenzione, conosce i fatti di tutti, non è il momento di eleggere un presidente. Ma fondamentalmente, in maniera pratica, come può danneggiare il passaggio da un ruolo all'altro, come può danneggiare gli italiani o i parlamentari chi è a capo dei servizi segreti e sta per diventare Presidente della Repubblica, potrebbe diventare? Cioè, questa obiezione che fondamento ha? Mi ha sentito, professore? Ah, ok, allora vado piano. Forse non c'è un buon campo. L'obiezione sul fatto che sia a capo dei servizi segreti Elisabetta Belloni è una critica efficace, vera, o è soltanto qualcosa di campato in aria giusto per dire che non va bene la sua nomina? Mi riesce a sentire? Allora, se non mi sente, le scrivo in chat, così siamo sicuri. Scusateci se abbiamo questa piccola defaillance, ma quando si va in... lo scrivo al professore, non so se voi lo riuscite a vedere. Servizi segreti, così il professore sa. Le sto scrivendo. Obiezione servizi segreti. Sì, sì, l'ho scritto. Obiezione servizi segreti. Allora, lo risolviamo subito. Il messaggio. Allora, Raffaella, non ho sentito le ultime due, tre minuti, quattro minuti, nulla proprio, solamente. Gliel'ho scritto, professore, l'obiezione dei servizi segreti, essere a capo la Belloni dei servizi segreti. Non mi riesce a sentire?